Ferire. Hai mai ferito qualcuno senza volerlo, senza rendertene conto? E sei mai stato ferito senza che l'altra persona si rendesse conto del dolore che ti aveva procurato? Ecco, succede. Non ci soffermiamo sempre sul dolore. Ci pensiamo, lo ingigantiamo dandogli potenza, fino a che non ci toglie il sonno e il respiro. Ma succede. Come accade che qualcuno ti dia una gioia immensa, attimi di felicità, uno stimolo per ricominciare, ti cambia la vita e nemmeno se ne accorge. Come tu stesso puoi migliorare la vita di qualcuno e se un giorno te lo viene a dire, a ringraziarti, magari rimani a bocca aperta perché nemmeno ti sei reso conto di quello che hai fatto. Anche questo succede. Solo che tendiamo a scordare i fatti positivi e il tempo farà svanire l'evento. L'emozione provata si allontanerà e il viso della persona che ha fatto quella magia scomparirà dissolvendosi. Mentre continuiamo a ricordare colui che ci ha fatto un torto, è stato sgarbato, colui che ci ha deluso, magari anche senza metterci cattiveria. I nostri attimi di vita non possono essere scanditi dal dolore, dalla negatività. Non è vivere. E se ci pensiamo, ma ci pensiamo veramente, i momenti di gioia sono in assoluto maggiori di quelli di dolore. Sta a noi direzionare la nostra attenzione. Risponditi, in questo momento come sei? Felice? Soddisfatto? Allegro? Spensierato? Bene, tieniti stretta questa sensazione. Sei triste? Arrabbiato? Deluso? Ferito? Allora allontana queste emozioni e pensa a ciò che ti ha fatto star bene. Ritrova quelle sensazioni che hai imparato a tenere strette. Cercale e vivile. Non si possono cambiare gli eventi, però si può migliorare il nostro modo di essere. E noi vogliamo solo essere felici.